Questa sera parliamo di avventura, quella autentica, cristallina, pura. Un uomo ha detto: l'avventura mi consente di misurarmi con me stesso, di tirar fuori lealmente il meglio e il peggio di me. Lo scopo dell'avventura è trovare l'uomo. Beh, allora mi sono detto, anche il mio mestiere, anche inventarsi degli spettacoli teatrali può essere un'avventura, no? Certo, non si rischia la vita, d'accordo. Però è un viaggio verso l'ignoto, un viaggio, appunto, alla ricerca di se stessi. E questo viaggio incomincia proprio in un teatro come questo. Gli amici del CONI mi hanno chiesto di leggere dei brani, delle letture in occasione dell'80° compleanno di Walter Bonatti. Ma io di Walter Bonatti non so assolutamente niente. Certo, so che è un famoso alpinista, però mi si apre un mondo. E quando alla fine della lettura me lo presentano, lui mi stringe la mano, mi guarda negli occhi. Beh, non è alto Bonatti, è un uomo anziano, ma da quella stretta di mano, da quello sguardo, sento fluire la forza di una persona eccezionale. Mi accorgo di essere al cospetto di un eroe dei nostri tempi. Beh, un eroe, vabbè. Che parolona retorica, no? Ma guardate che per gli antichi greci eroe voleva dire una cosa ben precisa, eh? Che cosa avrebbe fatto Walter Bonatti se fosse nato ai tempi di Omero? Beh, non sarebbe stato alpinista, d'accordo. Ma io sono sicuro che di qualche sua eroica gesta sarebbe arrivata notizia fino a noi nei versi di un grande poema. Perché per i greci eroe significava condurre una vita felice in quanto piena di valore e quindi degna di essere vissuta. E chi non vorrebbe fare una vita come quella di Walter Bonatti? Ha avuto tutto dalla vita. Una persona famosa, celebrata, un campione, uno che ha girato tutto il mondo, uno che ha sempre fatto tutto quello che ha scelto di fare e che ha avuto come compagna Nausicaa. Certo, poi ci sono anche gli altri, ci sono sempre anche gli altri. Quelli che invece ritengono che Walter Bonatti sia stato un misantropo, un polemico, un rompiscatole, un opportunista, uno che per salvare se stesso abbandonava i compagni, uno che ha usurpato la sua fama. È sempre difficile tirare le fila della vita di un uomo. Un uomo che è morto meno di un anno dopo da quando io l'avevo conosciuto. Sei mesi dopo la sua morte andiamo a casa sua a Dubino in Valtellina e lì ci accoglie appunto Nausicaa, Rossana Podestà, la sua compagna, che ci parla di lui e ci mostra la sua casa. È una casa bellissima di pietre, di legno, piena di libri e di oggetti venuti dai più disparati paesi, oggetti esotici, avventura e cultura, e ci rendiamo conto di essere nella casa in cima al mondo. Siamo nella casa in cima al mondo. Infatti, se noi consideriamo le Alpi come un arco perfetto, ecco, il punto mediano è lì che poggia il dardo che verrà scoccato da quell'arco e che forma un angolo retto con la Valtellina. E poi, quando siamo lì, in questo straordinario ordine del cosmo, Rossana, così entriamo in confidenza con lei, comincia a chiacchierare e poi ci mostra un paio di scarponi di Walter. Sono gli scarponi
con cui ha conquistato la parete nord del Cervino, un'impresa eccezionale. Beh, questi scarponi sono dei vecchi arnesi, imbottiti con vecchi calzettoni norvegesi, tagliati e ricuciti da Bonatti con le proprie mani. E allora mi viene in mente che la straordinaria esperienza alpinistica di Bonatti comincia con la corda di bucato della madre. Era così povero da non potersi permettere nemmeno un passamontagna, si metteva un sacchetto di cotone del pane con due fori per gli occhi. E i chiodi? I chiodi se li batteva da solo col martello su una barra di ferro. E le vitamine erano mele e pomodori schiacciati sul fondo dello zaino. Altro che Gatorade! Era l'agosto del 48 quando tutto è cominciato. L'Italia usciva dalla guerra, doveva lasciarsi alle spalle il fascismo e cercava degli ideali di riscatto, di libertà, e Walter Bonatti, che giovanissimo diventa già subito uno dei più famosi alpinisti, incarna quell'ideale di riscatto e di libertà. Ma la cosa paradossale è che la storia di Bonatti incomincia dove è piatto. Nella pianura padana vicino a Cremona. Loro, i bambini, si sfidano ad attraversare il Po a nuoto. Il Po era il mio mare, le sue boscaglie, le immense foreste e le sue secche, gli sconfinati deserti. E poi alzavo lo sguardo a guardare la linea azzurrina dei monti lontani, le prealpi, e sognavo. E poi mi allontanavo da casa per seguire il volo delle aquile. Sì, c'erano le aquile sulle nostre prealpi. Ed è lì che incomincia a scalare. La montagna è la Grigna. La Grigna diventa una palestra per un gruppo di amici che poi diventeranno tutti i compagni delle grandi esplorazioni, delle grandi imprese di Bonatti, no? Camillo Barzaghi, Andrea Oggioni, Carlo Mauri, o gente che d'inverno dorme sul balcone o all'addiaccio per abituarsi alle temperature rigide dei bivacchi, che non veste né pile, né Gore-Tex, né altre fibre tecniche, ma si confeziona da sé degli indumenti imbottiti, che non si avvicina alle vette in elicottero, sui treni di linea, che va in avventure straordinarie con chiodi di ferro, corde di canapa ritorta. Ma c'erano i chiodi di lega leggera e le corde di nylon, ma erano un lusso che non potevano permettersi. E infatti, guarda lì che vecchi arnesi, gli scarponi dell'impresa. E l'impresa eccezionale non era scalare il Cervino, quello l'avevano già conquistato esattamente un secolo prima, 1865, Edward Whymper. No, l'impresa eccezionale era farlo alla sua maniera, sulla parete nord, d'inverno e in solitaria. La parete nord è difficilissima, d'inverno è quasi impossibile. In solitaria te la stai andando a cercare. E infatti sapete come lo chiamava Dino Buzzati, suo amico e grandissimo scrittore? Lo chiamava il masochista celeste. Noi, diceva, ci sediamo in poltrona con la nostra bella tazzina di caffè, tutti belli nutriti, riscaldati, confortati e profumati, e lui ci compare dinanzi con quella sua faccia tutta bruciata dal sole e dal freddo. Lo hanno visto da Zermatt col cannocchiale, di notte hanno visto i segnali della lampadina, sì, l'ha visto il pilota dell'elicottero, pare che ci ha messo 7 ore a fare gli ultimi 30 metri, e per forza, non aveva più chiodi, aveva finito gli appigli.
È così che lui celebra il centenario di Whymper. Così, perché per lui le scalate, le avventure, le imprese non erano solo una questione sportiva, una performance, un record da battere. No, per lui sono... ogni viaggio è anche un viaggio della mente, un viaggio fatto di sogni, di desideri. E poi ogni sogno è nutrito dai racconti che lui aveva letto fin da ragazzo. Sì, è una casa piena di libri questa. Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad, Daniel Defoe, Jack London, Arthur Conan Doyle, Herman Melville, straordinari esploratori. Beh, io quando ci sono libri mi sento sempre a mio agio. Però leggendo i titoli sulle coste di queste copertine, io mi chiedo se riuscirò a capire, a scoprire il segreto, il mistero, il senso profondo di queste avventure, perché questo è il punto. Che cosa spinge uomini a rischiare la vita? A rischiare la vita per conquistare una vetta, per arrivare su un'isola deserta o catturare una balena bianca? Che cosa spinse uomini come Amundsen e Scott o Shackleton a rischiare, a perdere la vita per raggiungere una meta in se stessa vana e insignificante come un punto matematico sperduto nell'immensità di un deserto di ghiaccio? Eppure anch'essi furono eroi, sì, eroi e poeti, poeti di una razza ormai estinta, capace di coraggio, di abnegazione, capace di appagare il bisogno dell'uomo di andare al di là per scoprire che cosa c'è, per vedere, per superare i propri limiti, per sapere. E non sono forse questi, anche questi, i motivi che spinsero Ulisse al di là dei limiti del mondo conosciuto? O frati, che per 100 miglia a perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente. Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Là delle colonne d'Ercole, giocarsi il tutto per tutto. È così che inizia la collaborazione col settimanale Epoca. È il giornale che inventa il giornalismo d'avventura e di esplorazione, che lo rivelerà al grande pubblico. Bonatti è l'ultimo esploratore, è l'ultimo grande viaggiatore. È colui che colma le lacune delle carte geografiche, sapete, quegli spazi bianchi, quelli sulle mappe, quelli dove gli antichi una volta scrivevano Hic sunt leones. E infatti Walter di leoni ne ha incontrati, coccodrilli, tigri, squali. È un eroe dei fumetti, si raccontano le sue imprese ai bambini come se fossero quelle di Sandokan o di Tremal Nike. Sì, perché lui va in tutto il mondo, esplora e incontra genti dai saperi antichi, dalle tradizioni millenarie, uomini liberi, uomini che non hanno nessun tipo di condizionamento, di costrizione, che rispettano la natura di cui vivono e che sono capaci ancora di sorridere alla vita e ai loro simili. Sì, Walter si identifica con queste persone, anzi è fiero di considerarsi uno di loro. Ma Walter non è un ingenuo. Walter lo sa, lo sente, che questi mondi incontaminati che va scoprendo non resteranno incontaminati a lungo, che questi mondi scompariranno. Perché anche lì
Anche lì arriveranno affollati charter carichi di turisti che tramuteranno l'avventura nel consumo di facili esotismi. È la globalizzazione, bellezza. Sapete, io ho sempre amato la geografia. Da bambino passavo le ore a sfogliare le carte geografiche. Perché? Perché la geografia è il nostro sentimento di appartenenza al mondo. Ma oggi, proprio oggi che viaggiare è diventato così facile, con la globalizzazione appunto, prendere un aereo, costa meno che comprare una bistecca, eppure la geografia non la conosce più nessuno. Si sale su un volo low cost e poi si scende in un albergo 5 stelle, dove si pretendono gli spaghetti al dente e il caffè espresso, mi raccomando, e poi si va in spiaggia, una spiaggia che potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo, perché il viaggio non importa più, importano solo le mete, e del resto si imposta il navigatore e si viene portati a destinazione, no? Senza, saremmo sperduti come bambini nel bosco. Anche Walter ama le carte geografiche, le sfoglia sognando, si perde fra le linee, si perde fra i confini, finché scopre in Australia, nel bel mezzo del deserto australiano, scopre un lago, o meglio un antico lago ora prosciugato, è il lago Erie, un luogo misterioso, e lui decide di andarvi. E allora si fa accompagnare un tragitto con una jeep per 8 ore lungo una traccia appena visibile, poi la traccia si interrompe di punto in bianco e allora la jeep se ne torna indietro e lui rimane lì, da solo. Acqua e viveri per 4 giorni. Il sole è in alto, l'unico punto di riferimento. Lontano l'orizzonte non più un confine, ma spazi fluorescenti, illimitati. Una mappa e una bussola e davanti a sé una marcia a piedi di 170 chilometri nel nulla. Ma dopo 2 giorni di marcia, quando ormai è a metà strada, si accorge che quello che anticamente era un lago ha lasciato un fondo paludoso. È impossibile proseguire, si rimarrebbe impantanati. È impossibile anche tornare indietro. Con la jeep ha percorso 300 chilometri. Che cosa fare? Una trappola. E allora sulla mappa scopre che più a sud c'è un'oasi, l'oasi di Malorina, e allora l'unica possibilità è dirigersi da quella parte. Sono altri 150 chilometri. La bussola mi è certamente d'aiuto, ma devo affidarmi soprattutto al mio intuito, perché a conti fatti è un vero labirinto. Basterebbe un solo e modesto errore di direzione per essere sbattuti, condannati, chissà dove. Le sponde del lago sono talmente dilaniate dall'erosione che hanno lasciato delle audaci architetture in equilibrio. Io mi domando se mai le rovine della nostra città, della nostra civiltà tecnologica, saranno mai, mai altrettanto belle. Quarto giorno di marcia, comincio ad avere ore di angoscia perché mi è venuto il sospetto fin da ieri sera di aver preso la direzione sbagliata. Non posso fare altro
che per 3 ore controllare con la bussola la direzione media delle rive che percorro. Se dopo 3 ore di cammino la direzione prenderà verso ovest, vuol dire che ho sbagliato e mi toccherà tornare indietro. Per fortuna la direzione prende a est. E allora a questo punto Malorina non dovrebbe distare più di 30 chilometri. Allora mi dirigo nel piatto assoluto deserto con ansia finché vedo qualcosa là in fondo, qualcosa di appena percettibile stagliarsi all'orizzonte. Ma sì, quello è il pozzo artesiano del mulino dell'oasi di Malorina. E sul suolo nudo di sabbia ecco comparire le prime gialle infiorescenze. È la vita che ritorna dopo 4 giorni di cammino, 200 chilometri in un paesaggio lunare. Quella che fino al 1965 per Walter è la sfida in verticale, diventa una sfida in orizzontale. Dopo le alte vette, il vasto mondo. Sì, è il 1965 la data cruciale, perché è quella che segna l'ultima impresa alpinistica, quella del Cervino, appunto. No, non è che sia stanco dell'alpinismo, di certi ambienti alpinistici sì. Lui ha avuto la sua celebrazione internazionale. Paris Match l'ha definito il più grande alpinista vivente. È un grande italiano agli occhi del mondo, ma in Italia non tutti apprezzano le sue gesta. Anche perché nel frattempo sono successi dei fatti. 4 anni prima, nel 1961, Walter decide di affrontare con 2 compagni di cordata il pilone centrale del Monte Bianco. Ma alla base del pilone incontra un'altra cordata, francesi, gente seria, sono guidati da Pierre Mazot. Pierre Mazot è un professore alla Sorbona e sono tutti bravissimi scalatori e decidono quindi di mettersi insieme, di fare una unica cordata e di tentare insieme la scalata. E sono bravi, davvero bravi, infatti in poco tempo arrivano a poche decine di metri dalla vetta. Ma a quel punto scoppia una tempesta di neve. Ma non era gente imprudente, avevano sentito i bollettini meteo. Allora si ascoltavano alla radio, Radio Monteceneri, e davano bello, bello fisso. Beh, basta aspettare che passi la tempesta, anche perché una volta arrivati in cima è facile scendere dall'altra parte in corda doppia. Ma la tempesta non smette. Dopo 3 giorni inchiodati nella tenda, non hanno praticamente più cibo, sono congelati. A questo punto l'unica possibilità è quella di ritornare sui propri passi. Ma quella sarà un'interminabile, tragica processione. È il mese di luglio, nessuno può sospettare che la neve continuerà per 6 giorni ininterrottamente. Walter apre la via, ma uno dopo l'altro cadono 4 compagni di cordata, come ubriachi di fatica e di freddo. Anche Andrea Oggioni, suo amico, fraterno, compagno di tante avventure. E quelli che sopravvivono verranno massacrati dalle polemiche e dalle insinuazioni. Mi rimproverano di tornare, di essere ancora vivo. Devo rendere conto della mia capacità come di una colpa. Per fortuna che c'è Pierre Mazot che ricostruirà i fatti
E grazie alla sua testimonianza, la Francia conferirà la Legion d'Onore a Walter Bonatti per il coraggio dimostrato e la solidarietà fraterna. Ma in Italia non è mica così. Non gli perdonano la bravura, non gli perdonano il successo, il coraggio. Anche perché torna fuori quella maledetta storia del K2. 3 anni dopo, nel 1964, sulla Nuova Gazzetta del Popolo esce un articolo che lo accusa di avere voluto salire da solo sulla cima del K2 rubando l'ossigeno a Compagnoni e Lacedelli. Walter subito querela il giornalista e il giudice gli dà ragione, il giornalista dovrà scrivere un articolo di rettifica. Ma nel frattempo ormai la spirale è avviata, non ci sarà più pace. Walter ha lottato per tutta la vita per ottenere giustizia. E alla fine giustizia l'ha ottenuta, ma ci sono voluti più di 50 anni per riscrivere la storia del K2. La giustizia. Sapete, ci sono due sensi della parola giusto. C'è la giustizia e la giustezza. Perché può essere giusta una legge, no? Una legge, una sentenza, oppure una decisione arbitrale, la giustizia. Però può anche essere giusto un calcolo matematico, no? Oppure può essere giusto, un gesto atletico, può essere giusto un paio di pantaloni. Per Walter Bonatti i due termini coincidevano. Sì, l'ho capito ascoltando un aneddoto che racconta Rossana Podestà. Dice che Walter non sopportava il fatto che una bottiglia fosse messa sul bordo della tavola. Tutti noi abbiamo le nostre inoffensive manie, no? No, ma c'è un motivo preciso. Perché sul bordo della tavola la bottiglia rischia anche di cadere. E un oggetto che cade in montagna può significare la vita e la morte delle persone. Ci sono cose giuste, una nota giusta, la proporzione di un monumento, la forma di un bosco. Ci sono cose fatte come si deve. Dicono gli esperti che la linea delle vie aperte da Walter era essenziale, elegante, perfetta, come uno spartito musicale, come un'opera d'arte. Si dice, no? A regola d'arte. Ecco, ci sono cose giuste, ci sono cose fatte come si deve. La bottiglia deve rimanere al centro della tavola. Perché esiste un ordine del cosmo, no? Ma che cosa succede quando quell'ordine si incrina e irrompe il caos? Sei mai giunto ai cumuli di neve? Hai mai visto i cumuli di grandine che io riservo per il tempo della sciagura, per il giorno della guerra e della battaglia? Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso tu hai passeggiato? Ti sono state indicate le porte del mondo dei morti e l'ingresso del regno delle tenebre? Hai tu considerato le distese della terra? Dillo. Se sai tutto questo, l'uomo tocca la roccia silicea, sconvolge le montagne, nelle rocce scava gallerie e su quanto è prezioso posa l'occhio, scandaglia il fondo dei fiumi e porta alla luce quello che vi è di nascosto. Ma la sapienza dove la trae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? L'uomo non ne conosce la via. Essa non si trova sulla terra dei viventi. L'abisso dice, non è in me. E il mare dice, io ne sono privo.
1954. La spedizione del K2 arriva all'aeroporto di Skardu, sulle rive dell'Indo, e da lì si parte a piedi, una marcia di un mese per portare 16 tonnellate di materiale. Durante questa marcia non si era andati troppo per il sottile. I portatori pakistani erano stati male equipaggiati, erano per lo più a piedi nudi. Non era stato dato loro fornitura di occhiali per proteggersi dal sole e quindi molti di loro erano rimasti accecati dal bagliore della neve. Poi si era arrivati ai piedi della vetta e ci si era snodati per 8 campi dove venivano spostati di volta in volta i rifornimenti. Non ci si era fermati neppure di fronte alla morte di un compagno, Mario Pouchon, stroncato da un edema polmonare nella salita al secondo campo. Anche perché il leader della spedizione era Ardito Desio, un nome che già è tutto un programma. Ardito era la persona adatta per una spedizione di Stato che doveva risollevare agli occhi del mondo l'immagine della nostra patria e perciò era stato preferito a Riccardo Cassini. Desio dava ordini perentori a partire dal campo base situato a 4600 metri ai 10 compagni di scalata che venivano coadiuvati da 13 Hunza, gli scalatori pakistani. Walter era il più giovane di tutti, anzi qualcuno diceva troppo giovane, ma per lui si era fatto un'eccezione perché Walter ha una sorta di fortuna genetica, ha una resistenza eccezionale, ha un corpo formidabile e poi è una giovane speranza dell'alpinismo internazionale e conquistare il K2 era un sogno per un giovane alpinista come Walter, un sogno che la notte fra il 30 e il 31 luglio si trasformerà in un incubo. Il giorno prima ci si era trovati all'ottavo campo a 7700 metri, i 5 alpinisti di punta di questa spedizione e si era deciso un piano. I due prescelti erano Compagnoni e Lacedelli, dovevano salire a piantare il nono campo a 8000 metri. Intanto invece Pino Gallotti e Walter Bonatti dovevano scendere al settimo campo, recuperare le bombole d'ossigeno indispensabili per arrivare in vetta e portarle a spalle entro il tramonto su fino al nono campo. Ma una volta ritornati all'ottavo campo, Pino Gallotti è stremato, non ce la fa più. E anche Eric Abram, che li ha aspettati lì, ha dato forfè. Devono fermarsi lì. Ma lì c'è Madi. Madi era il migliore degli Hunza, il più forte scalatore indigeno del Pakistan. Lui l'anno prima aveva salvato la vita a Herman Bull, il conquistatore del Nanga Parbat, caricandoselo sulle spalle. E allora è Madi che si aggrega a Walter, perché bisogna fare in fretta, non c'è tempo da perdere. E allora Madi e Walter partono, si mettono in marcia, ma quando al tramonto arrivano là dove doveva esserci il nono campo, l'ultimo, non trovano nessuno. La tenda non c'è. E non si vede anima viva. Non c'è dubbio che i loro compagni siano altrove, ma dove? Perché questo cambiamento di programma? E come faranno ora, nel buio che cala rapidamente, ad affrontare la ripida parete ghiacciata alla ricerca della loro tenda? Achille! Lino! Dove siete? Dite che ci sentite! Silenzio. Walter ripete la stessa domanda più volte a intervalli regolari. Silenzio. Il sole sta calando dietro la cresta del K2 e l'aria si è fatta pungente. Ogni piega della montagna che fino a poco fa risplendeva si è fatta opaca, fredda, severa. Tutto è diventato estraneo, nemico e fa sentire estremamente fragili. Lino, Achille, dove siete? Rispondete! Silenzio. E il silenzio
davvero impressionante. Stavolta è rotto dalle urla di Madi. Lunza grida parole convulse che Walter non capisce. E via via che il tempo passa si fa sempre più incollerito e comincia a gemere dal freddo. Ma perché non si fanno vedere? Perché non si fanno sentire? Che cosa è successo? Sul pendio scosceso, infido, il cuore sembra scoppiare nel petto dallo sforzo. Non ci si può buttare sulla neve a riposare perché la pendenza è troppa e si finirebbe 3000 metri più in basso e le bombole, le maledette bombole di ossigeno, sembra di schiantare sotto il loro peso, le reni sono come atrofizzate, ogni momento le spalle rifiutano lo sforzo. Ed è un paradosso che ciò che maggiormente li opprime potrebbe essere il loro miglior conforto, perché portano ossigeno puro, 19 kg di prezioso ossigeno. Basterebbe aprire un rubinetto. Ma i miscelatori e le maschere sono già negli zaini di Compagnoni e Lacedelli, e l'ossigeno è indispensabile per i compagni che dovranno arrivare in cima, quei compagni che sembrano svaniti, dissolti, che non rispondono, sembrano inghiottiti dalla notte ghiacciata. Ormai al buio è impossibile ritornare all'ottavo campo, e allora Walter attacca a lavorare di piccozza per intagliare nel pendio ghiacciaio un gradino grande abbastanza da poterci stare tutte e due seduti, uno di fianco all'altro. E intanto che lavora, lui pensa, si arrovella e si dispera in pensieri convulsi. Io non voglio morire. Lino, Achille, dove siete? Non potete non sentirci? Perché non venite ad aiutarci? Io vi denuncerò al mio rientro! Finalmente si calma un po', si accorge di avere scavato un discreto ripiano, grande abbastanza da ospitarli entrambi. E allora convince anche Madi a sedersi, e anche Madi si calma un po' e si accuccia rassegnato. Ma prima di sistemarsi per il bivacco, chiamano ancora, con la gola così arsa e tanto afona da riuscire a stento a pronunciare i loro nomi. Ed ecco, all'improvviso, poco più in quota rispetto a loro, si accende una luce. Lino, Achille, siamo qui, ma perché vi fate vivi solo ora? Non vorrai che rimaniamo fuori a gelare tutta la notte per te? Le portate le bombole? Ecco, lasciale lì e scendete subito. Ma non posso, Madi non ce la fa. Come? Ho detto che Madi non ce la fa, io posso anche cavarmela da solo, ma lui è disperato. Guarda, sta attraversando la parete. Madi, torna indietro, no good! E mentre lancia questa supplica, la luce scompare. Dai, Madi, torna qui, dai. Quei due si staranno preparando per venirci aiutare adesso. Dai, vieni qua, basta aspettare. Ma Madi, fermo sul nero pendio, comincia ad urlare: no good, Compagnoni Sahib! No good, Lacedelli Sahib! Madi, torna indietro! No good, Compagnoni Sahib! No good, Lacedelli Sahib! Walter riesce a calmare un attimo Madi e lo convince a sedersi vicino a lui. Cerca di rincuorarlo. Gli tira via i ramponi dai piedi e poi fruga nelle tasche, trova 3 caramelle, sono il loro unico nutrimento, ma sono costretti a sputarle subito perché non producono più saliva. Ormai la gola e le labbra sono in fiamme dall'arsura e il gelo avanza e comincia ad avanzare, il grande gelo. Per ora i loro muscoli sono ancora caldi perché hanno appena smesso di lavorare, ma poi Walter ha paura, sa che la temperatura scenderà a 50 gradi sotto zero. E tuttavia non può fare a meno di ammirare il grande spettacolo che si apre sotto i loro occhi. Tutte le cime più alte del Karakorum sembrano uscite d'incanto da un mare di latte. E il K2 domina questi colossi e lui è lassù, di quassù. Il mondo degli uomini non sembra altro che follia. Grigiore rinchiuso dentro se stesso, caotico, rumoroso.
La realtà è solo il 5% della vita. L'uomo deve sognare per salvarsi. Scossi da lunghi fremiti, quasi paralizzati dal gelo che si fa via via più atroce, l'italiano e il pakistano si stringono l'un l'altro. E quando Walter sente che un arto è sul punto di perdere la sensibilità, impugna la picozza e comincia a battere ripetutamente finché sente il sangue rifluire. All'improvviso, come uno schiaffo, ecco la prima folata di nevischio, e poi un'altra, e un'altra ancora, e la bufera. A questo punto bisogna proteggersi il naso e la bocca per non soffocare, gli occhi sono quasi accecati. Per tre volte i compagni vengono sepolti dalla neve e per tre volte riescono a liberarsi raspando la rinfusa con mani e piedi. A un certo punto Walter sente un urlo vicino a sé, non è un urlo portato dal vento, è un urlo umano, allunga le braccia, riesce a strappare Madi dal precipizio e poi scava con le mani una buca nella neve per infilarci la testa e cercare il riparo, perché la bufera continua. Ora si tratta solo di sopravvivere, di sopravvivere. Solo di sopravvivere. E cala il vento, cessa il vento, sì, l'atmosfera ritorna immobile, tintinnante, di un gelo astrale. Quanto è durata la tormenta? Il corpo sembra non appartenergli più, ma la mente è ancora lucida. Scosso ora da un tremore che pare inarrestabile, non può far altro che osservare Madi che si distacca e comincia a scendere verso l'ottavo campo. Ce la farà. Che pena dover rimanere lì inerte, guardarlo fare quegli incerti passi interrotti da soste penose. Che sollievo però vederlo uscire da quei 200 metri erti di canalone. Ora inciampi e ruzzoli finché vuole. Il rischio di precipitare in fondo alla montagna è finito. Come una buona medicina, il sole spunta ad un tratto dal mare di nubi latte, dando origine a fantastici fasci di luci e di ombre. Sono raggi tiepidi che ridanno vita e attenuano il gran tremore. Walter guarda le sue mani, che appaiono irriconoscibili, tanto sono dure e crespose, ma cominciano a dolere, e questo significa che stanno riacquistando sensibilità. Al di là della cresta, quei due non si vedono ancora, l'ubicazione della loro tenda rimane un mistero. Walter ti seppellisce dalla neve i trespoli delle bombole d'ossigeno. Ora sono lì, ben visibili e utilizzabili. Poi calza i ramponi e comincia a scendere. A ogni passo deve appoggiarsi alla piccozza per non cadere, ma riesce a superare il pendio più pericoloso. Ora, piano piano, l'equilibrio aumenta. Il freddo scompare. Sono le 7. Walter arriva all'ottavo campo, entra nella tenda dove ci sono Gallotti e Abram. Racconta loro il dramma della notte. I due lo guardano increduli.
Ciò che più gli stupisce è la totale incolumità del compagno. È la prima volta nella storia dell'alpinismo che una persona passa la notte in addiaccio e sopravvive a più di 8.000 metri. E Madi? Lo tranquillizzano. Madi è arrivato da poco e lì nell'altra tenda insieme a Isaac Khan. Madi però non scalerà mai più. Avrà le dita delle mani e dei piedi amputate. Anche la sua storia verrà amputata, perché nel filmato ufficiale della spedizione di Walter non ci saranno che un paio di inquadrature e di Madi nemmeno quelle. Alle 17.30 Compagnoni e Lacedelli arrivano in vetta. Il K2 è conquistato. Cinque cuori esultano nella stessa tenda all'ottavo campo. Compagnoni, Lacedelli, Abram, Gallotti e Dio. In questo momento, e solo per questo momento, io mi impongo di dimenticare il resto. Io ho aspettato. Ho aspettato. Non pretendevo scuse formali. Bastava una pacca sulla spalla, come si fa in montagna, una frase in privato, tra amici, tra uomini. Walter, abbiamo fatto una sciocchezza. Io ho aspettato, ho aspettato. Io non pretendevo scuse formali, bastava una pacca sulla spalla, come si fa in montagna, una frase in privato, tra amici, tra uomini. Walter, abbiamo fatto una sciocchezza. Niente, io ho aspettato, non mi aspettavo scuse formali, bastava una pacca sulla spalla, come si fa in montagna, una frase in privato, tra amici, tra uomini. Walter, ho fatto una sciocchezza. Ardito Desio produrrà di questa spedizione una narrazione studiata a tavolino, una narrazione che esalterà lo spirito di squadra che ha portato a questa impresa eroica, e questo naturalmente fruttò onori ai leader della spedizione, gloria, e galvanizzò un intero paese. Ma una storia che avesse messo un po' di luce negli angoli bui, per esempio dire che di fatto alla coppia Compagnoni e Lacedelli non importava se Madi e Walter sarebbero sopravvissuti, questo avrebbe gettato più di un'ombra sulla gloriosa spedizione di Stato. Ed è contro questa versione di Desio che Walter lotta per tutta la vita, ma solo nel 93 si avrà la prova inconfutabile, una foto che viene pescata in un annuario da un medico australiano che ci fa vedere Compagnoni e Lacedelli con la loro brava mascherina d'ossigeno. Ma solo nel 2004 il CAI istituirà una commissione d'inchiesta e solo nel 2007 si avrà l'acquisizione definitiva della versione di Walter. Io avevo conosciuto la durezza della guerra. Io avevo visto i miei amici
sfigurati in volto dagli scarponi chiodati dei fascisti durante la resistenza. Io avevo visto il corpo di Mussolini appeso a testa in giù a piazzale Rorreto. Conoscevo la cattiveria, ignoravo l'infamia. La scoperta del tradimento. La scoperta che un mondo apparentemente puro, basato sulla lealtà, sulla solidarietà come quello della montagna, in realtà potesse ospitare la gelosia, l'invidia, un desiderio di affermazione tale da mettere a repentaglio la vita dei compagni. Questo Walter, questo non se lo aspettava, questo non lo può sopportare, perché questo non è giusto. Questo incrina l'ordine del cosmo. E allora meglio fare da soli. Bisogna abituarsi. Bisogna abituarsi a fare da soli, a prendersi le proprie responsabilità. Bisogna abituarsi a pagare sulla propria pelle. Perché andare in solitaria vuol dire non avere nemmeno nessuno con cui condividere la propria paura. Ma non è una follia, piuttosto è la ricerca di uno stato di grazia, quello con cui l'impossibile sembra non esistere più e tutto può riuscire. E allora la prima e forse la più importante delle scalate in solitaria di Walter è quella al pilastro del Dru. Il Dru è una lastra di granito, si può scalare solo utilizzandone le fessure e quindi è una lotta e una sfida contro tutto e contro tutti. E lui parte da solo, fatica, ignoto, scarsità di cibo e di acqua, 2 giorni di scalata, poi al terzo giorno una tempesta lo infradicia. Al quarto giorno parla da solo, parla col proprio zaino come se fosse un compagno di cordata. Poi si ferisce addirittura un dito con una martellata, ma non si ferma. E al quarto giorno la meta è lì vicina. Sembra vicina. In realtà da quel punto non si può più salire. E come si fa a tornare indietro dopo 5 giorni di scalata? E allora gli viene in mente la tecnica del pendolo. La tecnica del pendolo consiste nel piantare un chiodo il più in alto possibile. E poi, una volta piantato questo chiodo, ci si lega e si comincia a oscillare orizzontalmente, proprio come un pendolo. E poi, con questa oscillazione, si arriva a un punto più sicuro dove si recupera la corda. E certo che è efficace, ma così si tagliano i ponti alle proprie spalle. E allora una, 2, 3 pendolate e si trova davanti un abisso invalicabile che un crudele gioco di prospettive gli aveva nascosto. E adesso non si può andare più né avanti né indietro, nessuno è giù, attaccato al chiodo, l'unico chiodo, un'ora su quel chiodo, un'ora lunga come tutta la vita, davanti il vuoto, un vuoto che dà la nausea. Bisogna farsi venire un'idea, eccola l'idea, eccola, una dozzina di metri più sopra, ci sono delle rocce sporgenti. E allora Walter improvvisa sulla corda come dei nodi, come dei tentacoli, come le bolas della pampa argentina e poi comincia a cercare di agganciare quelle rocce, un lancio, un altro lancio, sembra agganciata ma al primo strattone ricade ancora nel vuoto, allora riprovo ripetutamente finché, ecco, sembra agganciata saldamente, resiste allo strattone, ma lo strattone è laterale, cosa succederà quando sarò appeso verticalmente e resisterà il chiodo a uno strappo di 25 metri? Ora mi lancio,
Trattengo il fiato, chiudo gli occhi, scivolo nel vuoto. Ho la sensazione di precipitare e poi il volo si smorza. L'ancoraggio ha tenuto e allora mi tiro su a forza di braccia. Anche questo è pericoloso perché le vibrazioni potrebbero far saltare il nodo. La roccia potrebbe cedere, ma mi abbranco, mi rovescio. È andata! Improvvisamente mi sento come rinato. Sì, il dolore alle mani, la sete bruciante, ma chi se ne importa? Io e la montagna siamo una cosa unica, inscindibile. Io mi accorgo di avere superato la barriera che mi separava dall'anima. E allora mi sorprendo a piangere e a cantare. La solitudine diventa il suo marchio di fabbrica. Da questo punto in poi, Walter diventa il punto di riferimento per le generazioni successive, che non sono più i soldatini, i bravi soldatini, sono hippie, visionari, e Walter è il loro santo patrono. Eppure lui non riuscirà mai a dimenticare quella questione degli 8000, del K2, che bisogna ristabilire l'ordine del cosmo. E lui ci ritenta subito, nel 1956 propone di andare a fare il K2 in solitaria. Non trova sponsor e non potrà fare la spedizione. Una spedizione che riuscirà solo 24 anni dopo, nell'80, a Reinhold Messner. Sembra incredibile, ma di Walter Bonatti, di cui tutti dicono che è uno dei più grandi alpinisti mai esistiti, lui non ha mai scalato un 8000. Ci è andato vicino con il Gasher Brun IV, la montagna scintillante, 7925. Suo compagno di cordata è Carlo Mauri, il Bigio, un grande amico perché in montagna si condivide tutto per la vita e per la morte. Chi se ne importa se mancavano 75 metri alla quota fatidica? Anche Carlo Mauri è un altro della stessa scorza di Walter, eh? Anche lui, oltre che alpinista e esploratore, anche lui va in Antartide, in Amazzonia, in Australia. E poi, come dimenticare quel viaggio sulle orme di Marco Polo, a cavallo da Venezia fino alle vette del Pamir, oppure la traversata dell'Atlantico su una barca di papiro. È un altro folle, è un altro eroe. Anche di lui mi piace citare una frase. Lui diceva: l'avventura è la sola cosa che, insieme all'arte e all'amore, fa battere il cuore. Ma nel cuore dell'uomo alberga ancora il desiderio di avventura. Ai tempi di Walter ci si immedesimava, ci si rifletteva in lui, perché incarnava i valori della ricostruzione.
il coraggio, lo spirito di sacrificio, la volontà di riuscire ad ogni costo. Ma ancora oggi noi ci immedesimiamo in lui, perché noi chiamiamo l'avventura. Anche noi siamo con lui nel deserto australiano, siamo con lui sulle vette inesplorate della Patagonia, siamo con lui nel cratere del vulcano. Siamo con lui mentre attraversa a piedi il Serengeti, la foresta equatoriale, l'Amazzonia. Siamo con lui mentre nuota in mezzo ai coccodrilli. Siamo con lui in tutte le sue imprese. Cioè, siamo con lui. Siamo con lui per finta. Cioè, non è che noi le faremmo mai queste cose, diciamocelo francamente. Noi siamo, come direbbe Montale, della razza di chi rimane a terra. Però ci fa piacere sapere che qualcuno quelle imprese le ha compiute. Perché ritorniamo bambini, e Walter è il nostro eroe, perché sentiamo che è una vita vera e profonda, perché sentiamo che anche noi, nelle nostre vite, che magari sono un po' più banali, magari sono anche un po' più grigie, ma anche noi abbiamo le nostre sfide, i nostri traguardi. E allora anche noi, come Walter, dovremmo fare appello al coraggio, dovremmo scegliere fra la purezza e il compromesso, fra l'opportunismo e la giustizia. Ma chi è libero suscita invidie, suscita diffidenza. La gente ha paura delle persone brillanti, delle imprese fuori dal comune. Questo mi diceva Rossana mentre riponeva gli scarponi di Walter. Sai, è per questo che molti hanno tentato di sminuire le sue imprese. E poi, sorridendo, dice: questi scarponi non lo so ancora a chi li darò, magari li darò a un museo. Rossana Podestà è stata per 30 anni la compagna inseparabile di Walter, il suo grande amore. Ma mica serviva essere sposati, però lo sappiamo che la nostra è una società ancora malata di conformismo. E allora, quando nel 2011 Walter viene ricoverato in ospedale, ha un tumore al pancreas, e Rossana naturalmente è con lui, perché tra l'altro tra loro c'è un patto sottoscritto davanti a un notaio di avere cura l'uno dell'altro fino all'ultimo. Ma l'amore non è una categoria prevista dal regolamento ospedaliero. E allora, mentre Walter non riesce più a respirare, i polmoni pieni d'acqua, Rossana chiede aiuto, chiede che si smetta con l'accanimento terapeutico, chiede di lasciarlo morire in pace. E invece un medico burocrate la caccia via. Ma lei che cosa chiede? Che non è neanche la moglie. Anzi, che se ne vada via subito. Fatela uscire, non può rimanere qui. E così Rossana se ne deve stare lì fuori, seduta per terra nel corridoio ad aspettare. E non può assistere Walter nella sua ultima impresa, quella che davvero non ha ritorno. E così anche l'ultima traversata dovrai farla da solo, Walter. Col tuo corpo fortissimo, ormai stremato, ormai sfinito,
a cercare ancora una volta cosa c'è al di là del confine, oltre le colonne d'Ercole, al di là del limite umano. Il termine, la vetta di quella scoscesa serpentina, ecco, si approssimava, ormai era vicina. Ne davano un chiaro avvertimento i magri rimasugli di una tappa pellegrina su alla celestiale cima. Poco sopra, alla vista, che spazio si sarebbe aperto dal culmine raggiunto. Immaginarlo già era beatitudine concessa più che al suo desiderio, al suo tormento. Sì, l'immensità, la luce, ma quiete vera ci sarebbe stata. Lì avrebbe la sua impresa avuto il luminoso assolvimento da se stessa nella trasparente sfera. O nasceva una nuova impossibile scalata. Questo temeva, questo desiderava.